un messaggio di unità in ricordo di coloro che hanno combattuto e si sono sacrificati per la libertà e la democrazia. Con questo spirito, anche a Lecce, in Piazza Partigiani, si è tenuta la celebrazione per il 78esimo anniversario della liberazione della Repubblica Italiana. Presenti le massime cariche istituzionali e militari della provincia di Lecce, oltre al ministro Fitto e al sottosegretario Mantovano. Tanti anche i cittadini che hanno voluto partecipare a questa celebrazione, arricchita da momenti musicali a cura del conservatorio Tito Schipa. In apertura la deposizione della corona sul monumento alla Scheggia Marmorea, poi i diversi interventi, dal prefetto Rotondi al comandante del reggimento cavalleggeri di Lodi Urso, alla presidente del consiglio regionale Capone, e poi ancora il sindaco Salvemini, il presidente della provincia Minerva, la rappresentante dell'Ampi e infine il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. Una giornata di tutti, una giornata fondamentale, perché da lì probabilmente è partita la nascita della nostra, del nostro paese, della nostra democrazia, così come l'ha delineata la Carta Costituzionale. Il Comitato di Liberazione Nazionale era composto da tutte le formazioni politiche dell'epoca unite per la democrazia, quindi è questo lo spirito del 25 aprile, una giornata fortemente patriottica per tutti gli italiani.